Questa città sta cercando nuovi temi, ma nuovi temi centrali per lo sviluppo. Il design è uno fra questi, non è casuale ad esempio che a Fontivegge il progetto chiave nell'ambito del piano periferia per la riqualificazione dell'area sia proprio quello del centro della grafica avanzata, un luogo in cui si dovranno appunto incontrare design, creatività, grafica, realtà virtuale. Ma ancora più rilevante è comprendere come l'intuizione, ad esempio, che l'Istituto Italiano del Design ha avuto 20 anni fa sia fondamentale. Perché? Perché si sta creando, parola che ormai, di cui ormai faccio abuso, un ecosistema sempre più importante che darà questa caratterizzazione a Perugia di città del design. Un corso universitario, l'Istituto Italiano per il Design, il Centro per la Grafica Avanzata. Perugia si pone l'obiettivo non di creare competizione fra chi fa design, ma diventare un territorio competitivo per il design, dove attrarre imprese, dove attrarre talenti e dove soprattutto cercare di attivare meccanismi di scambio e contaminazione fra i protagonisti di questo mondo. Ritengo che sia una rilettura in chiave moderna e futura di quello che può essere un ruolo nuovo di sviluppo dell'economia per una regione che ha da un certo lato subito un processo di deindustrializzazione, ha delle difficoltà e che deve vedere nel design un elemento, ad esempio, di rilancio per il futuro.